countdown da Ianua è ormai una routine, ma ora è venuto il momento di partire per Nord, per Capo Nord, per un caffè a Capo Nord. È già tutto carico. Go! 7 maggio, Savona, si parte finalmente per Capo Nord. La moto a 1738 km e questo è il primo viaggio che faccio dopo vari viaggi con Honda Gold, quindi vedremo tutte le differenze. Io le gomme chiodate perché a Capo Nord, in Norvegia, nel nord della Norvegia, hanno nevicato parecchio. Go, si va! Siamo arrivati al Brennero, vignette e go! Sono le 19.30, entriamo in Austria, si prosegue per tutta la Germania per andare verso Wrocław, Polonia. Sono curioso di vedere come sarà l'attraversamento della Polonia e di quelle nazioni che purtroppo sono vicine ai paesi in guerra, all'Ucraina. 20.35, si mette qualcosa sotto i denti, la moto è lì dietro a me, ha piovuto molto. Sulla strada di Innsbruck cercherò un bivacco wild, non sarà semplice, però penso che andrò in Germania perché qui siamo molto vicini al confine tedesco. Sono entrato in Germania, continua a piovere e non ci vedo nulla, mi accampo qui. Primo bivacco di questo viaggio a Capo Nord allestito. È un vero disastro, ma meglio bagnati che in strada con questo rischio. Buongiorno, sono le 6.33 e adesso è venuto veramente il momento di far su tutto, perché qui siamo in un'area di servizio in Germania e non va bene star qui più di tanto, è già andata bene così. Tutto bagnato. Ho gli stivali fradici, davvero bagnati dentro, c'era l'acqua dentro perché l'ho lasciata in verticale, grande errore, ma la mia filosofia del viaggio va oltre, non importa, sarò con i piedi bagnati, ma si continua perché amo il viaggio. Go. Domenica 8 maggio, sono le 17.02, io e l'Africa Twin entriamo in Polonia. In questo viaggio vedremo appunto com'è la situazione lungo i confini vicino alla Russia, le tensioni militari che ci sono. Vedremo anche come si comporta questa moto, la comodità della sella che finora mi ha soddisfatto. E vedremo anche come si è comportato il mio carico delle gomme chiodate, le Continental che ho legato qui e per ora non si muovono, ma andiamo avanti. Primo pieno di benzina in Polonia, quindi togliamo la borsa serbatoio. Si toglie molto facilmente e accediamo al tappo benzina. Fino adesso ho fatto pieno in Italia una volta, a Bressanone, in Germania e adesso in Polonia. 1300 km di percorrenza. Africa Twin, andando costantemente a una velocità autostradale, percorre tranquillamente quasi 500 km. Alle mie spalle i trackers, gli autotrasportatori con i quali condivido davvero tanti momenti dei miei viaggi, quindi siamo un po' fratelli. Abbiamo passato Wrocław, Breslavia, e adesso vado il più possibile verso Varsavia perché domani sarà lunedì e so già che ci saranno degli incoronamenti e rallentamenti. Se posso supererò Varsavia e piazzerò la mia tenda dove capita, ma tanto guardate il tramonto. Il motoviaggio, la vita on the road, go! Purtroppo non ho trovato altro per dormire, sono infreddolito, sentite dalla voce, quindi vedete lì c'è la strada, questo è un campo, mi vedono tutti ma non posso fare altro che mettermi qua perché sono stanco e non posso andare oltre. È un disastro ragazzi, è completamente bagnata ancora per l'altra notte, sono in un campo con una tenda arancione completamente bagnata, che casino. Un viaggio del materassino.
stata una giornata dura, mancano 300 km a Kaunas, Lituania. Domani proverò ad andare in Estonia. Buonanotte. Buongiorno, mamma mia che faccia. Sono le 6.32, oggi è lunedì 9 maggio. La moto è qua, sono in un campo, sono riposato, dai. Ho dormito molto bene grazie anche al pantalone riscaldato che ho acquistato da Casco Bene a Savona, che è stato veramente fondamentale. Vedremo a Capo Nord come sarà. E questo è il saccapelo della Marmotte, che può andare veramente sotto zero. Anche il materassino, fondamentale per le notti in tenda. Ecco dove ho dormito, in un campo. Li lascio la Polonia e con la Lituania. Le gomme Scorpion STR si stanno comportando davvero bene. E anche come ho caricato la moto, anche a velocità sostenuta, addirittura 150 km orari. Legate veramente bene. La borsa serbatoio della Jeep è fondamentale, vedete, dalla presa 12 volte ho qui il caricatore per le batterie GoPro, chiudo la zip e go, e lo stesso per gli altri accessori, fondamentale. Sto mangiando quello che capita, adesso faccio la spesa qui alla Lidl. Ho comprato questo, formaggio salmone, proprio così al volo. Salmone e formaggio polacco. Sono le 12, esattamente 48 ore dopo la mia partenza, sono qui in Lituania. Ciao Lietuva! Ciao Kaunas! Labas! Si prende la direzione Lettonia, vedete Klaipėda che è in Lituania, e Riga, che invece è la capitale della Lettonia. Go! Sto andando in Lettonia, ho incontrato questi due ragazzi polacchi. Arrivo fra un po', non direi. Loro vengono da Capo Nord, sono appena andati, lui è caduto tre volte addirittura. E mi ha detto che è meglio mettere i chiodati, in effetti. Quindi mi sa che le monterò. Quelli qua. Wow, non in the video. alla foto della moto caduta, non vuole che la metta nel video. Ok. Vedete? Qui si fa la doccia. Bene, doccia fatta ragazzi, sono contento di aver parlato con i due GSisti polacchi, Moto Traveler, che mi hanno detto appunto che sono caduti un sacco di volte senza le gomme. Mi hanno detto più o meno le strade da dove sono innevate, quindi le metterò le gomme chiodate tra Finlandia e Norvegia, ancora prima di Alta, perché il rischio è troppo alto, è meglio prevenire. Sono un po' preoccupato dopo aver sentito il racconto dei due polacchi. E sto cominciando a pensare come sarà questa avventura sul ghiaccio. Io e l'Africona stiamo cavalcando letteralmente i paesaggi lituani. La Lituania è un paese molto piacevole, come vedete, ma sto apprezzando le caratteristiche di questa Africa Twin, una moto davvero unica. Sto imparando a guidarla sempre di più. Ho scelto questo viaggio in vista del mio grande progetto 2022, raggiungere il Sudafrica. E quindi push to the limit, raggiungere Capo Nord in queste condizioni sicuramente aggiungerebbe un tassello di esperienza al mio bagaglio di moto viaggiatore. E già lo è stato nella preparazione delle gomme chiodate. Nel momento in cui ho inserito il primo chiodo nel tassello, ho capito che qualcosa stava cambiando. Fabri Rock, Moto Traveler from Italy, sta intraprendendo uno step successivo. Voglio farvi notare il carattere di questa Africa Twin, moto carica con gomme, vedete, moto carica con bagagli che davvero aggiungono peso, ma guardate lo stesso l'agilità che ha questa moto, vedete? In caso di sorpasso, go! Guardate che velocità carica con Musasino! E non accenna instabilità. E me lo ricordo a memoria che qui si entra in Lettonia. L'anno scorso sono passato di qui per provare ad entrare in Russia. Me lo ricordo benissimo quel giorno. Sto andando in direzione Riga e proseguo finché ne ho voglia. Domani è un traghetto per Helsinki.
però sono stanco, ragazzi, lo ammetto. Magari trovo un bivacco un pochino prima e parto prima al mattino, tanto per uguale, inutile arrivare tardi se poi al mattino sei morto. Il piatto è servito, on the road. Questi sono i sorpassi che fanno in Lettonia, no comment. Detto questo, guardate che spettacolo. Mi sto godendo il viaggio con la pancia anche piena. Non vedo l'ora adesso di montare la mia tenda e di riposarmi. La tenda per me è come essere a casa nel mondo. E questo è il bello del viaggio in tenda. Il feeling che si acquisisce con la moto e con la tenda. Ci si sente a casa un po' ovunque. Come potete vedere, sto girando a destra e ci sono indicazioni sia per Tallinn ma anche per la Russia, per Mosca, 897 km da qui, vedete, e 315 a Tallinn. Paradossalmente andiamo nella stessa direzione della Russia, la nazione che ho attraversato interamente l'anno scorso fino a Vladivostok. Grande impresa, sogno di tanti motoviaggiatori, come anche Nordkap. Il mio camping wild questa notte, carico come un asino, mi avventuro nei boschi lettoni. Stanotte dormo qua in mezzo alla foresta lettone. Là c'è la strada, speriamo che nessuno venga a disturbarmi, ma io sono sicuro che nessuno verrà a rompere le balle. Mettiamoci i guanti e mettiamoci all'opera. Vi presento casa mia qua in Lettonia, casa di Fabri Rock. Qui c'è il box, vedete, il box allestito, qui c'è la dispensa del box, il soggiorno è qui, il mio monolocale. Guardate che camera da letto, fantastica, ma vogliamo parlare del giardino? Vedete ragazzi, campeggio wild in Lettonia, pronto, domani si va a Tallinn, traghetto Tallinn-Helsinki e poi su per la Finlandia. Bisognerà poi far chiudere le gomme oltre il circolo polare artico, comunque qui non fa caldo, saranno 6 gradi. Buongiorno, 6.30 del 10 maggio, ho fatto freddo ragazzi, ora è arrivato il sole e per fortuna ha riscaldato tutto. Ora mangio qualcosina e si va verso Tallinn. Madonna che faccia. Into the wild. La mia posizione 3 gradi, Nordkap meno 1, Onesvag 2 gradi, sta nevicando. E sti cazzi. Quattro, 10 maggio, martedì, mi godo questo sole, si va verso Tallinn. So già che nella Scandinavia mi aspetterà un viaggio duro, soprattutto perché dormo in tenda. Già questa notte ha fatto molto freddo e sarà molto duro arrivare a Nordkap e campeggiare in tenda. Ma io ce la metterò tutta, non mollo, go! 8.38, ora locale, ricordo che qui il fuso è un'ora avanti rispetto all'ora italiana. Questa è la frontiera Lettone-Estonia. Allora, sono arrivato qui, anche l'altra volta c'era stato un po' di trambusto perché qui c'è il porto, però si comprano i biglietti, poi l'imbarco è tutta l'altra parte. Adesso spero che si compri i biglietti di lì al terminal di, andiamo a vedere il libretto della moto, anche perché non si sa mai, se ve lo chiedono e siete lì che non lo avete, dovete tornare come dei babbei a riprenderlo, quindi sempre prendere i documenti della moto quando si fanno queste procedure. Ci troviamo al secondo piano del terminal D. Proprio dietro alle mie spalle si acquistano i biglietti. Qui ho la ricevuta che mi servirà al boarding per avere il biglietto vero e proprio per me e per la moto. Costo 50 euro. Dal terminal D dovrò spostarmi qui. Quindi importante non perdersi in queste viuzze qui, perché nel 2020 fu un po' complicato. I miei documenti sono qui. Sempre portate i documenti della moto se non tornate indietro. Quindi libretto della moto e passaporto. Vedete? Noi siamo qui al terminal D, che è questo. Questo è il parcheggio dove siamo, quindi devo prendere questa strada e questa strada, quindi così quella strada di là e andare di là.
e qui c'è il check-in per i veicoli, quindi è qua, quella direzione là. 2020 ero impazzito, ragazzi. Meno male che Fabri Rock vi dà l'information. Go, go, iscrivetevi, Fabri Rock, e ci vediamo da Honda Yanwa per un caffè. Il caffè al venerdì. Si prosegue dritti, Stockholm Helsinki di Terminal. E ora si gira a sinistra. Vedete? Thank you. English? Yes. Five. Eccoci qua, saliamo sul ferry. Moto caricata, andiamo su. Saliamo su. Sono a bordo del ferry espresso, ci portiamo avanti, due Red Bull, 11,90 euro. Adesso la partenza, andremo sopra di qua e così vi farò vedere che ci allontaniamo e lasciamo Tallinn per andare a Helsinki, visto che in Finlandia piove e domani dovrò decidere dove montare le gomme. Siamo partiti, dietro di me la bandiera estone. Ciao Tallinn, ci rivedremo un giorno. Sono le stesse parole che ho detto nel 2020 quando sono andato a Capo Nord la prima volta. Bene, quel giorno è arrivato e oggi ci siamo rivisti Tallinn. E ora lasciamo di nuovo Tallinn per il Grande Nord. Siamo quasi arrivati ad Helsinki, adesso scendiamo. Io sono arrivato un po' prima per preparare le mie cose. La moto l'ha legata al marinaio, quindi non dovete preoccuparvi di ciò. Mi è stato chiesto il Covid Pass. Che rumore è quest'auto, ma che hai, chiodi? Amici, follower guzzisti, una moto Guzzi ad Helsinki. Siete contenti? Qui si sente uno scrocchio di gomme chiodate sulle auto, si vede che siamo nel passaggio di stagione. Ora seguiamo la Guzzi. Questo attraversamento di Helsinki è abbastanza fastidioso, lento, trafficato. I don't like it. Ciao! Martedì 10 maggio, sono le 16:50 ora locale. Ora mi fermo per la prima volta a far benzina in questo viaggio in Finlandia e poi proseguo il più possibile. Spero domani di riuscire a fare il cambio gomme oltre il circolo polare artico. Il mio amico Rick mi ha mandato un po' di link di gommisti, officine. Speriamo di riuscire a farcela, speriamo di riuscire ad andare bene con i chiodi Best Grip. Prima volta che li provo, quindi tutta un'esperienza nuova. Ok, pazzia, ho fatto il pieno con la 98, 18 litri e 32. Ho speso 45 euro, sti cazzi, cosa mi è girato? Primo pieno in Finlandia, welcome to Finland. I peggiori miscugli on the road, solo Fabri Rock. Qui c'è di tutto, tipo questo, polpetta, sardina, e che più ne ha più ne metta, non so neanche che cos'è, ma una fame incredibile. Sono sopravvissuto alla Siberia, sopravviverò anche questa volta. Sto procedendo nell'attraversamento delle foreste finlandesi, un po' a fatica perché sento un po' di svogliatezza / stanchezza, poca grinta, e comunque il meteo da tutto pioggia a breve e quindi sono un po' scoraggiato. Però go! Si va. Andiamo indietro perché ho visto un punto dove mi ero fermato l'anno scorso qui a mangiare. Adesso mi fermo. Avevo visto questo tavolino e l'avevo messo nel mio video di Capo Nord. Questo è il mio video di Capo Nord. Figo, mi risiedo qui dopo 2 anni. Fantastico. Le foreste finlandesi sono davvero rock and roll, davvero suggestive, ispirano veramente tanto.
l'avvicinamento al Grande Nord. Intanto vediamo un biker, lo salutiamo, ciao Harley, amo l'ambiente forestiero come quando ho attraversato la Siberia. Queste foreste mi ispirano tantissimo, i grandi spazi, la natura selvaggia e incontaminata, bellissimo. Andiamo Africona, la pantera nera verso nord. Yuhuu! Eccolo qui, Finland Style Yamaha con la targa TU97 anni 70, anzi anche un po' 60, molto rock and roll. Ciao! Sono in un bosco con l'Africona perché ho trovato il mio camping wild, adesso vi ci porto. Eccolo qui. Stanotte io dormo qui. Qui. Proprio qui. Domattina si parte presto. Ragazzi, camping wild allestito. Guardate che bello col lago dietro. Pensate che laggiù è ghiacciato, incredibile. È ancora ghiacciato laggiù in fondo, completamente. Qua invece no. Adesso scendiamo giù e vediamo un attimo com'è. Adesso copriamo la pantera nera, ho fatto anche una specie di bagno, ma è ghiacciata, ragazzi, è veramente ghiacciata. La pantera nera è qui, coperta. Bene, puoi dormire adesso. Mercoledì 11 maggio, sono le 8, devo partire presto, fare un sacco di strada, invece niente, ha piovuto tutta la notte. Bagnato, guarda il capello bagnato, quindi se vado a nord adesso congela tutto. Ah, bel disagio, bel disagio, sta cavolo di Finlandia. Pazienza, dai, facciamo su le cose e si va così com'è. Go. La vestizione all'interno della tenda in questi casi è fondamentale, l'ho imparato durante il mio capo nord 2020 quando pioveva sempre. Guardate che bello sto bagnato. È così, in Norvegia piove, in Finlandia piove, in Scandinavia piove, quindi quando è così ci si veste da dentro la tenda completamente e si esce fuori. Addirittura nel 2020 mettevo già il casco, uscivo già col casco, così non bagnavo neanche la testa. È così, e questo è il bello di vivere in tenda perché si impara a sopravvivere. Una cosa curiosa è che c'è del ghiaccio ancora in questo lago, si è stanotte arrivato tutto qui a riva, in fondo invece lì dove avete il mio dito si vede che si è sciolto, veramente strano. E tutto ghiaccio, abbiamo tolto tutto, dai, si riparte, abbiamo perso tempo, amen. €2,29 al litro la benzina, strade bagnate, freddo, siamo entrati nel Grande Nord finalmente. Ho chiamato un gommista che è sul confine tra Finlandia e Norvegia, circa 400 km da qui, quindi valuterò se fare il cambio gomme con le chiodate oggi pomeriggio. Ora siamo entrati veramente nel viaggio, inizia la show. Un disastro, sono fradicio, ho tutto bagnato fino alle mutande. La Finlandia mi sta mettendo a dura prova davvero. Non so se riesco ad andare da gommista, vediamo quanto manca. Bagnato dalla testa ai piedi, sento l'acqua dentro lo stivale. Mi sono rifugiato qui, sono passato Oulu da qualche chilometro. Mancano ancora 300 km al gommista, quello tra Finlandia e Norvegia. Quindi non posso cambiare le gomme oggi perché chiuderà alle 17. Ora vediamo cosa fare, mangio qualcosa. Prima cosa, poi ci penserò. Ho trovato questo buffet qui, sono molto forniti, 11 euro e adesso si mangia. Ho fatto un miscuglio incredibile, qui c'è di tutto, carne, polpette, verdure varie, coca zero, boh, penso che solo con 11 euro. Qui ero stato anche nel 2020, sempre diretta a Capo Nord, sto facendo la spesa, ho acquistato le ciabatte, le ghette,
calzini nuovi e una maglia da cambiarmi per asciugarmi, perché così bagnato non si va da nessuna parte. Quindi sto cambiando i progetti, penso che cambierò le gomme domani a 300 km da qui e poi diretto a Capo Nord. Primo step, mi sono cambiato la maglietta e già sto meglio. Ora mettiamo anche le calze, non vedo l'ora. Calzino messo, ho comprato anche le ghette. È dura la vita da moto traveler. Mi sono vestito dentro il centro commerciale. Si riprende la strada verso nord. Piove sempre, sto posto di merda. Bene, go. Sto facendo un riassetto, ragazzi. Cazzo, quando hai freddo ti metti anche 10 maglie addosso. Sto tremando. Ho aggiunto sotto giacca della montura. Ora sopra metto la giacca Clover. Mamma mia, quando comincia ad avere così freddo terribile, mi sento già meglio. Il fiume è ghiacciato, ragazzi, bellissimo. Guardate, circolo polare artico, Arctic Circle, ci siamo. Io e la Pantera Nera siamo arrivati anche qui al circolo polare artico, Fabri Rock, fantastico. Circolo polare artico, io e la seconda, la Pantera Nera. Che pace, che spettacolo. Un altro bellissimo paesino finlandese qui oltre il circolo polare artico. Case veramente in stile, completamente in legno. Amo davvero questo stile nordico. Anche questa chiesa, guardate il tetto. E la chiesa, bello, veramente suggestivo per noi italiani che siamo abituati a tutt'altri scenari. Il sole che sta scendendo lentamente, sono le 8.36, le 20.36 di sera. Le giornate sono lunghissime in questo periodo dell'anno e saranno ancora più lunghe nel mese di giugno. E a Capo Nord c'è il fenomeno del sole a mezzanotte, proprio a giugno. Cari amici, qui sono quasi le 22. E vedete che è tutto chiaro ancora, sembra pomeriggio. Siamo sulle alture che si avvicinano al confine tra la Norvegia. Adesso cercherò un bivacco alto e domani andrò a cambiare le gomme e metterò le gomme chiodate. Qui farà molto freddo stanotte. Sono le 22.30, è incredibile. Si sta facendo tardi, non è che me ne rendo conto. Già che mi muovo, questa notte fa freddo, farà molto freddo. Ventitré cinquantaquattro, siamo qui appena sopra il circolo polare artico. Guardate com'è la notte, a mezzanotte si vede la luna là e il sole che è sceso là dietro, ma per poco, e si è alzata questa nebbia. Fa freddo, sentite che batto i denti quasi. La moto è qua coperta. Qui c'è la tenda, gli stivali, tutte le mie cose. E adesso proviamo a riposarci. Guardate, il panno che ho messo qui si è già congelato. Buongiorno, vediamo subito fuori dalla tenda. Go! Giovedì 12 maggio. Adesso il viaggio diventa davvero difficile. Si va a cambiare le gomme. Ho dormito bene, dai. E non ha fatto poi così freddo, questo sacco a pelo Marmot è veramente il top. Guardate la condensa che c'è qua dentro, tutto bagnato come se avesse piovuto, in realtà non ha piovuto nulla. Adesso però basta con le parole, go. Le valigie Alaska sono chiuse,
Non c'è nulla per terra, nessun immondizio. 8.14, go, go, pantera. Go, panterona. Ci immergiamo nella nebbia, panterona. Sono da gommista, ragazzi. Sto aspettando il mio turno. Sono già entrato dentro, vi ho parlato. Sto slegando le gomme per velocizzare il tutto. Le ho legate davvero bene, ragazzi. Non si sono mosse di un millimetro in tutto il viaggio. Almeno sono sicuro che le gomme le so legare. Ora vedremo poi dopo come sarà la guida con i chiodi. Perché fino a Nordkap, fino agli ultimi chilometri di Nordkap, non credo ci sarà neve sulla strada. Speriamo bene, ragazzi. Ruota dietro, tolto. Gomma posteriore chiudata, montata. Adesso manca l'anteriore. Vedete? L'ho già tirato giù. Ho già tirato giù la ruota. Adesso andato a bilanciarla là. Poi metterò le Scorpion Rally sulle barre laterali dove c'erano le chiodate e le rimonterò sulla via del ritorno. Scorpion Rally che si sono consumate davvero bene, hanno funzionato davvero bene in questi 4000 km quasi. Scorpion Rally STR, gran pneumatico. Ho appena rimontato i pneumatici Scorpion Rally ai lati delle barre per motore Givi. Le ruote chiudate sono pronte, sono montate. Prima volta in assoluto nella mia vita. Vediamo anche il dietro. Eccolo qui. Quindi si va per Nordkap. Go. Questi sono i primi metri con la gomma chiudata su asfalto pulito. Diciamo che dai, per ora pensavo peggio forse. Non lo so, ve lo dirò tra un po'. Eccomi qua che mi alzo anche in piedi. Guardo l'anteriore. Chiodi, ricordo, best grip. Consultate il video dove ho fatto il montaggio, azienda italiana, chiodo al tungsteno, chiodo di un tipo all'anteriore, chiodo di un tipo al posteriore. Ogni chiodo ha un suo inserto e si avvitano con un avvitatore a batterie come ho fatto io. Contattate l'azienda Best Grip perché ogni gomma, a seconda del tassello, necessita un chiodo o un altro. Ci sono anche chiodi più aggressivi e chiodi meno aggressivi. Quindi questo è quello che ho da dire di Best Grip. Queste sono le prime renne che incontro. D'ora in poi ne incontreremo tantissime. Normalissimo qui incontrare le renne. In Finlandia sì che sono rock and roll. Guardate, Motorhead, Whisky Cola. Anche se Lemmy avrebbe bevuto solo whisky. Finalmente Norvegia, eccoci. Sono le 17.34, 12 maggio appunto. Siamo nel comune di Alta, 30 km ad Alta per la precisione. Sto andando a incontrare il mio amico Riccardo. Se avete seguito le storie Instagram e sulla mia pagina Facebook dell'organizzazione del viaggio, è lui il ragazzo che mi ha inviato tutti i video di quando qui ho nevicato tantissimo. Ma soprattutto se avete visto il video Capo Nord 2020, ci siamo già visti, però ad Ålesund, nel sud della Norvegia, poi lui si è trasferito. Lui è sposato con una ragazza lituana che ha conosciuto in Erasmus in Lituania, hanno poi avuto una figlia e si sono trasferiti in Norvegia, adesso ormai da anni. Nell'ultimo periodo si sono trasferiti nel nord ad Alta, vicino ad Alta, in un piccolo villaggio, adesso poi lo vedremo perché sto andando da lui. E niente, è bello essere in Norvegia. Prima c'era un po' di pioggerellina, adesso sembra quasi che spunti fuori il sole, che non guasterebbe perché le punte delle dita pizzicano un po'. Ho sul contopolar che non ho adesso acceso con la batteria riscaldata. Ringrazio anche Casco Bene per l'abbigliamento che mi ha fatto avere all'ultimo minuto, che è stato fondamentale per queste notti, e la calza riscaldata la userò sicuramente questa notte perché so già che dormire a Capo Nord non sarà uno scherzo. Grazie a Casco Bene. Ci vediamo a Savona e a Genova. Vediamo se ha azzeccato casa di Rick. Penso che sia questa. Mi ha mandato parecchi video. Eccolo, grande Rick. Labas. Ciao Bomber. Madonna, un carro armato sembra. Mamma mia. Ciao Elisabeth, te lo ricordi? Fabri? Da Capo Nord 2020, nel video di Capo Nord 2020, ecco Rick. Bella lì, ciao Rick. Tutti. Dove siamo qua? Siamo a Kvibi, a 20 km d'Alta. Bene, questa è casa tua, questa è sua figlia Isabel. Ciao Isabel, Labas. Lei è lituano-italiana, questa è casa sua, bellissima. Vivi qua da un anno? Da un anno.
da un anno. Maggio 2021. E io sono stato a casa tua ad Ålesund. Vicino ad Ålesund, sì, 2 anni fa. Vicino ad Ålesund, sì. Però Rod King l'hai portato, eh. E sei anche venuto in Italia. Con la Rod King sono venuto in Italia. E ti sei fatto un po' di officine, un po' di tour di officine. Questo è il Rod King edizione Police. Olimpiadi delle Olimpiadi di Sydney. Sì. Questa è una delle 10 che la Harley Davidson ha fatto per le Olimpiadi del 2000. Figata. Qui c'è la Fricona, stiamo preparando per Capo Nord. Tra poco parto, adesso sto un po' qui da Rick e poi vado su, faccio l'attacco a Capo Nord. Fa freddo, ragazzi, qui. È nevicato tantissimo. Adesso la strada è pulita, vediamo se magari nevica ancora. No, no, no. Non ci facciamo mancare niente qui. Ormai la neve è finita, ormai inizia l'estate. Quindi passiamo dai 3 gradi ai 5. La motoslitta. Questa è per l'inverno. Wow. E l'Harley d'estate. Questa, se vuoi, ti puoi fare un giro. Anche qui in giardino. Quanto costa? Usate vanno dai 3 ai 10-12 mila euro. Questo è il tuo Ford. 2014. Pick up. Questo è un progetto senza fine. Ragazzi, si parte. Ora è venuto il momento della grande missione. Rick è stato gentilissimo, Rick e Renata mi hanno ospitato qui a cena da loro. Adesso si va verso il globo di Capo Nord. Ecco Rick che mi accompagna un pezzo. Rick, qui vedi le aurore boreali, vero tu? Alla grande, da ottobre fino praticamente alla prima settimana di aprile, quando la notte è buia. Si vedono le aurore boreali. E se c'è, la vediamo qui. Alta è chiamata la città dell'aurora boreale. Go, 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 go! Go, go, go! Yeah, yeah! Si va per lo strap finale a Capo Nord, go! Ecco che abbiamo imboccato la direzione per Capo Nord. Yahoo! Go! Ciao Rick! Go! Rick mi ha salutato, è tornato a casa, è stata una serata fantastica con Renata, le sue due piccole, veramente un amico. Adesso mi rimangono 169 km a Capo Nord. Vedremo com'è la strada, sta nevischiando adesso. Ho attivato il guanto Polar Clover perché avevo le mani che mi facevano male. Ora il guanto sta bene. Ho i piedi un po' bagnati, ma si va. Lo scenario è fantastico e mi sto godendo questa bellezza incredibile. Indelebile questo ricordo nella mia vita. Indelebile. Incomincia a nevicare forte. Qui alcuni tratti che costeggiano il mare. Adesso ha smesso di nevicare, però il tempo non promette per nulla bene. Molto stile Capo Nord, come sempre, severo come solo lui sa essere. 11:59, 12 maggio, ci siamo, guardate, mezzanotte, 13 maggio, venerdì 13 maggio, questa è la notte, eccoci, entriamo nel tunnel. Tunnel, 6870 metri, 212 metri sotto il livello del mare. Ed ecco l'uscita del tunnel. Questa è la parte più difficoltosa, di brutta, tornata a nevicare, sta anche velando l'asfalto di neve. Ultimi 21 km per arrivare a Nordkap. È l'una del mattino, l'una di notte, 13 maggio 2022, aprirò il Fabrica Twin 2022, la Pantera Nera. Ci dirigiamo verso Nordkap. Vamos! Go Panterona, go! Nordkap 20 km. Il vento qui è fortissimo. Neve, ghiaccio, vento.
che qui ho le gomme chiodate, vedete? Go Fabri! Siamo solo io e la mia moto in questo splendore della natura! Grande Nord! Sono noi! Fabri Locomoto Traveler! Go! Il vento che taglia! Fa male alla faccia, devo tenere la visiera un po' aperta! Fantastico, quante renne! Ciao ragazze! Ciao! Don't worry baby, I'm a friend. Go! Go Ponterona! Yahoo! Nordcap! Dopo 4.428 km da Savona, siamo qui a Capo Nord. 2022 è la mia seconda volta a Capo Nord, prima volta con Harley Davidson, adesso con Africa Twin Honda. Saluto tutti, saluto Marco della 2M Sinistri, Costantino Polacci, il mio amico padre che vive in Ubrixina, Chicco di Honda Ianua, Marco il meccanico di Honda Ianua, tutto il team di Honda Ianua, il Beppe Malchion. E vai, Fabri Rock a Capo Nord! Che emozione! Fabri Rock c'è! Fabri Rock c'è! Cazzo quanto è alto! E io salivo lassù in cima. Siamo Capo Nord 2022 con l'Africora, la Pantera Nera. Siamo arrivati nel punto più a nord di così non si può, e quindi anche Honda Ianua è arrivata qui a Capo Nord, più a nord di così non si può. Go Chicco go, Honda Ianua a Capo Nord. Siamo arrivati anche a Capo Nord con l'Africa Twin, e quindi ora non resta che andare a sud, in Sudafrica. Progetto 2022 è raggiungere Sudafrica. Ora siamo a Capo Nord e quindi non resta che andare a sud. Vento gelido che taglia le mani. Incredibile, guardate il grande nord. Ora vado a mettere la tenda. Cari amici, questo è quello che si può definire un bivacco di emergenza. Sono proprio davanti all'osservatorio di Capo Nord, sono stremato, quindi mi sono dovuto accampare così. Non ce la facevo a fare altro. Domani vi faccio vedere com'è tutto, se non mi cacciano via prima che chiudo occhio. Buongiorno amici, la situazione è questa. Nevica. Sono a Capo Nord e adesso dovrò vedere come scendere, come andare di qua. Ecco la situazione di questa mattina. Laggiù c'è il globo di Capo Nord e qui c'è l'osservatorio. Adesso piano piano mi riassetto e vedo cosa fare. Intanto facciamo partire la moto, porca miseria.
Questo è già buono. Il programma è questo, ragazzi. Innanzitutto mantenere la calma. Sono qui nella tenda. Si fa un passo alla volta. Dopo vado dentro. Mi sto già spaccando le mani col freddo. Vado dentro al bar. Mi prendo il caffè a Capo Nord. Due adesivi e magnete. Mi riassetto per la partenza. E piano piano si va via di qua. Facile, no? Easy. Tanto qua continua a nevicare. Qui c'è l'entrata dell'osservatorio con il ristorante. E adesso inizio a disfare la tenda. Poi vedremo da farsi, perché purtroppo apre solo alle 11. Guardate che nebbia, ma Capo Nord è così. Meno male che qualcuno mi ha scritto i messaggi privati più volte perché era infastidito, che ho messo le gomme chiodate che le strade erano pulite. Smontare la tenda così è davvero dura. Guardate, si è ghiacciato il nodo. E per il mio caffè a Capo Nord dobbiamo aspettare ancora una mezz'oretta. Quindi qui da Capo Nord con l'Africa Twin, la Pantera Nera, Honda Yano, ha scritto ovunque la concessionaria dove mi trovate sempre per un caffè, vado a fare ancora un giro del globo, un giro di boa, e poi ci prendiamo il caffè. Questo è il parcheggio di Capo Nord. Stamattina trovato bello bianco. E quindi go. Ecco qui, da qui si arriva al globo di Capo Nord. Qui ci sono un po' di pozzanghere. Due anni fa qui c'erano due masse giganti. Io con la mia Electra Glide feci un po' fatica a passare. Ecco qui, ci accingiamo a riraggiungere il globo di Capo Nord per un altro giro di boa. Guardate che spettacolo questa mattina. Nordcap, ballo imbiancato. Fabri Rock, Moto Traveler from Italy. Sono le 10.30, è stato un viaggio fantastico fino a qui e adesso la neve rende tutto più bello questo risveglio questa mattina. Ringrazio Marco della 2M Sinistri, ringrazio Honda Yanua. Honda Yanua, più a nord di così non si può, anche a Capo Nord. Ringrazio Smotard, ringrazio tutti i miei follower che ha fatto le donazioni PayPal, tutti quelli che mi seguono. Le gomme chiodate sono state fondamentali, Best Grip è stato veramente fondamentale tutta la preparazione che ho fatto. Sono contento di come ho fissato le gomme, che non mi hanno mai dato fastidio e mi hanno aperto una nuova dimensione, perché ho imparato come trasportare le gomme, che è una cosa non da poco avere le gomme idonee dietro. Saluto il mio nipotino Simone, la mia mamma e tutta la mia famiglia, tutti i miei amici, Patrick di BMW Brixina, sicuramente tutti quelli che voglio salutare me li sto dimenticando perché sono troppo emozionato adesso, però sappiate che siete tutti nel mio cuore. Grazie da Fabri Rocco Moto Traveler, moto viaggiatore italiano. Saluto anche Marcello Anglana, ciao Marcello, ti rivoglio in moto. E un caffè a Capo Nord con la fricona, detto fatto, caffè a Capo Nord con la fricona, go! Via nord di così non si può. Sono le 14.08, sono stato dentro l'osservatorio per ricaricare un po' le batterie e riassettarmi. Ora si va verso le Lofoten. Partiamo di qui, da Capo Nord, veramente piano piano, perché la situazione è quella che vedete, tutto ghiacciato, guardate quel navigatore. Ciao Capo Nord, ci rivedremo un giorno, forse sarà in inverno. Nevica, ma questo che volevamo. Adesso vediamo cosa ci aspetta lungo la strada. Il vento è già forte. Mamma mia come scappa davanti. Terribile, il camper sta andando in retromarcia.
prego solo che non sia, ci sono troppi pezzi chiusi ancora. Paesaggio, che goduria ragazzi, guidare la Fricon adesso con questo bagliore di luce senza pioggia né neve, incredibile, anche l'asfalto sembra asciutto e quindi mi diverto con la Fricon. Guardate che paesaggi stupendi, go Fricon, go. 935 km a Do, l'ultima località delle Lofoten, scritto proprio con la A e il pallino sopra. Però andiamo con calma, devo anche asciugare tutte le cose, sono tutte bagnate. Ma noi andiamo con la Fricon, go Fricon, go! Ho acquistato un po' di viveri, perché prima bisogna sfamarsi e poi si cerca il bivacco. Domani si va verso Narvik. Guardate che spettacolo, il mio giardino per stanotte. Incredibile, poche ore fa ero in mezzo alle tormente di neve, adesso sono in un paesaggio completamente ospitale e bello, con questo sole che ho tanto sognato in quei momenti in cui mi allontanavo da Capo Nord. La tenda è fradicia, ma adesso la facciamo asciugare. E dopo Capo Nord, ecco il mio bivacco wild per questa notte. Vicino c'è la strada, ma guardate qui che panorama, si vedono tutte le montagne intorno ad Alta, innevate. Qui la Fricon, che oggi si è comprata benissimo. Mi ha sostenuto sulla neve fresca in modo incredibile, una gran moto, gran compagna di viaggio. Fiero di lei, fiero di lei. C'è molto bisogno di riposarmi, domani andrò verso Narvik e tenterò un passaggio che è obbligato, perché per andare a Narvik bisogna fare questo passo di montagna che anch'esso è molto wild, è molto selvaggio e c'è la possibilità che ci siano condizioni meteo avverse. Questo detto da Riccardo. Buonanotte. Qui la notte è così, ve lo ricordo. E guardo il mondo da uno blu. 14 maggio, oggi è sabato, e una settimana fa, 7 maggio, ero partito alle 12 del pomeriggio per questo viaggio fantastico, Capo Nord. La mia faccia è veramente schifosa, lo so. Ora sono alla tenda, ho dormito parecchie ore, ma si riparte per le isole Lofoten. Quindi il primo obiettivo adesso è raggiungere la città di Narvik. La vita on the road. Questa è la mia tenda, il casino che ho qua dentro. È asciugata finalmente. Sono giorni e giorni che era fradicia per le nevicate e tutte le piogge prese in questo viaggio finora. Go! Il bello di essere uno youtuber sempre con la GoPro, chi è che è venuto a trovarmi il bivacco? Ta-da! Stai andando a sparare giù verso Oleson, sì, volevo partire alle 8, infatti sono anche le 11 meno 20. Alle 8, vedi? Ah, godiamoci il sole. Così ci salutiamo, grande! Come si chiama questo passo di montagna che devo attraversare per andare a Narvik, giusto? Il passo si chiama Kverangsfjellet. Boom boom! Bravo, go! Bene. E martedì 17? 17 maggio. Martedì 17 maggio la festa nazionale norvegese. Festa nazionale, sì. È come il 25 aprile da noi, quindi ci sono parate, ci sono feste dappertutto, sfilate in strada, tutti i norvegesi in abito caratteristico, locale. Molto bello. Cioè da turista, lo dico, è una bella esperienza. Perché in Norvegia tutti parlano inglese? Go! Praticamente negli anni 50-60, quando la televisione è arrivata in Norvegia, non c'erano canali norvegesi, non c'erano giornalisti o personaggi televisivi, e quindi trasmettevano i canali della BBC. E per questo quindi la gente ha iniziato a imparare l'inglese. Così come il calcio è lo sport più seguito, credo, qui in Norvegia, ma non il calcio in generale, la Premier League. Perché okay. Dagli anni 60-70 la gente iniziava a guardare le partite di Premier perché League. Perché qui le case sembrano davvero americane. Quindi Manchester americane. United, Liverpool. C'è molto American style, sì. Anche nelle moto. Qua spesso trovi le bandiere norvegesi e la bandiera del Liverpool. Wow, fantastico. Sono matti. Va bene. Adesso andiamo veramente. Go. Ciao a tutti. Ripartiamo da qui, direzione Narvik e poi Isole Lofoten. Usciamo dal bivacco.
facendo una piccola pulizia della catena, prima il pulitore e faccio girare la ruota, vedete, così, e poi spruzzo il grasso. Finora l'ho fatto, ho spruzzato solo il grasso, ora pulisco anche. Non tiro ancora la catena, la lascio ancora così, perché comunque sono carico. Più avanti magari la tenderò un po'. L'ho tesa solo una volta finora nel viaggio. Che indica la destinazione Lofoten. Stiamo salendo decisamente. Questo è il passo che diceva Rick. Stupendo, stupendo. Piove, piove, la Norvegia così, bisogna mettersi il cuore in pace, l'anima in pace. Quindi io ho comprato da mangiare. Toni di tutti i tipi, e questi sono gli sgombri al pomodoro. Ci ha mangiati nel 2020, buonissimi. Buonissimo. 8.59, siamo qui, vedete qui in alto stiamo andando a Narvik. A Ballangen, dove avevo fatto il tagliando nel 2020 alla mia Electra Glide. Guardate che paesaggio là, con quella specie di nebbia, e qui il lago ghiacciato. È dura la Norvegia, è dura, ma è una bella scuola per il moto traveling. Chi resiste in tenda supera uno step, va un gradino più alto. Chi resiste in tenda in un viaggio in Norvegia così, go! Narvik, ci siamo! Siamo a Narvik! Che emozione tornare qui! Il porto di Narvik, e questo è il centro di Narvik con la fricona. Stasera è sabato sera, rimanesse senza piovere, invece poi deve piovere. Torniamo sulla fricona, va? Una volpe, una volpe. Ciao bellezza! Mi guarda, se ne va. Scappo. Ballangen, qui sono stato nel 2020, ebbene sì, per il tagliando la mia Harley, la concessionaria Nord Norge proprio là a sinistra. Eccola là, la concessionaria Harley Nord Norge. Domani andiamo a dare un'occhiata, adesso monto la tenda qui. Mezzanotte e 07, domenica 15 maggio, ecco come ho allestito il mio camping wild. Sono le 11 di domenica 15 maggio, sta piovendo e non c'è speranza, le previsioni meteo danno solo pioggia. Da qui alle isole Lofoten, quindi sono un po' stufo di questa pioggia, di vivendo in tenda in questo viaggio, è veramente dura questo lifestyle. Adesso piano piano cercherò di uscire dalla tenda, come so che devo fare, quindi vestito già con la tuta d'acqua, e di allontanarmi da qui andando verso O, che è l'ultima località delle Lofoten. Da lì poi dopo prenderò il traghetto per Bodo. Che palle, mi tocca fare così, mi vesto dentro la tenda. Ho un'idea, posto la moto là e tutte le mie cose là, e monto tutta la roba là. E adesso cosa faccio? Questo faccio. Prendo tutta la tenda. È quasi mezzogiorno, ma come si fa con 5 gradi di temperatura e una pioggia così ad andare in moto? Ci si bagna in un attimo e il freddo arriva subito. È meglio la neve, è molto meglio la neve. Adesso sto cercando di prendo un attimo di pausa per capire come muovermi. Penso che andrò alla gas station, mi farò una bella doccia calda e poi dopo ragionerò sul da farsi. Che palle, che palle! Doccia, è ora di fare la doccia. Eccola qui, doccia fatta. Ho bagnato un po' tutto, però mi sento rinato. Go. Anche questo fa parte del viaggio, trovare rifugio nella gas station è comunque di aiuto per farmi tornare all'attack on the road. Tanto fuori sta piovendo un pochino meno, ma non ci fidiamo perché la Norvegia la conosco ormai. Incredibile ma vero, sono le 14.40, ho fatto su tutto
finalmente si va verso le isole Lofoten, verso la località, l'ultima località delle Lofoten, che si chiama O, la A col pallino sopra. Go, ma prima andiamo un attimo a vedere la vetrina di Harley Davidson Nord Norge, la concessionaria Harley Davidson più a nord d'Europa. È laggiù, go! Ora è chiuso perché chiaramente è domenica, vedo tante Electra Glide, Road Glide, una Pan America. Bene, facciamo solo una foto, ricordo, e si può andare, go! Un chopperone! Nuova Sportster, insomma tutte le moto che vediamo solitamente nelle concessionarie. Sono le 16:41, mi sono fermato in una gas station perché piove troppo, in più c'è il vento, è terribile, veramente. Viaggiare così è veramente duro. Quiero yo hacerte el amor en la cama, porque tú sabes que tú eres mi dama. Ey, tienes día que te gusta, tú sabes que tú eres mi princesa. Mi sono fermato, ho fatto un sistema con la sigari perché ho paura che si bagni. Non avendo il collegamento dei guanti riscaldati con l'impianto elettrico, ho messo la sigari con questa pellicola e nastro, grazie ai guanti di casco bene. Me li sono sognati, mamma mia che freddo. Eccoli qua. In la cama tu e io, quiero hacerte el amor, en la cama tu e io. Sapete che sono appassionato di case, case norvegesi, americane. Fa freddissimo, qui siamo nelle Lofoten. Non siamo ancora a Doha, mancano ancora 140 km. Mi sono fermato perché ho visto questa casa abbandonata, voglio entrarci dentro. Andiamo. Sembra che non ci sia nessuno. Non sarebbe male dormire qua, fuori fa freddissimo, ho la tenda bagnata. Spero che non ci siano i fantasmi. Tanto mangio qualcosa. Io sempre ho sempre avuto la passione per le case abbandonate. Magari c'è qualche fantasma. Cari amici, lo sapete che cosa ho intenzione di fare? Forse lo state pensando. Bene, se non lo state pensando, ve lo dico subito. Dormirò qua dentro con la mia attività. Go! Almeno qui sarà buio, sarà veramente buio. Visto che qui non fa notte, fuori di freddo. E questo sarà sicuramente il punto più sicuro per stare fuori al freddo. E quando mi ricapita di venire in una casa abbandonata, nella stanza buia, più buia della casa. Tenda allestita, col sacco a pelo, cuscino, i miei vestiti. Fantastico, fantastico. 7:20 del 16 maggio, sono nella casa abbandonata. Wow, ha fatto freddo ragazzi, molto freddo. Mi sono messo la giacca sopra, qui fa veramente freddo alle Lofoten. Adesso mi preparo
e riparto. Ho sentito parecchi rumori questa notte, ma sono tutti dovuti dal vento e dalle finestre che sbattono. Ci rivestiamo e si va. Adesso vi lancio una sfida, vedete dove sono? Qui ci sono tutte le lofote fino ad arrivare a Do. Sono qui e lascio in questa casa spettrale un segno del mio passaggio. Questo sticker, il mio primo sticker, rimarrà qui per lungo tempo. Chi di voi passerà di qua potrà venire a vederlo e a fotografarlo. Questa notte ho sentito la presenza di qualcuno, non sto scherzando. Sticker laggiù, ricordatevi. Mansarda in fondo alla stanza. Sono entrati in questa porta. Andiamo, è ora di andare. Chissà chi ci ha vissuto qua. Ripartiamo da qui. Sta nevicando, sta venendo ghiaccio, non lo so. Non ci facciamo mancare nulla, una bella tempesta di neve ghiacciata nella faccia e via. Guardate che spettacolo, mancano solo 50 km a Do, quindi siamo quasi arrivati in fondo alle isole Lofoten. Con l'adesivo di Onda Yanoa, anche qui alle Lofoten, Onda Yanoa, go Kiko go! Ci vediamo in concessionaria, quando volete, a Savona, Onda Yanoa! Palafitte rosse e gialle con il pesce appeso messo ad essiccare, le barche tipiche di questo ambiente norvegese delle Lofoten. Stiamo dirigendo verso O, oh, manca veramente poco. Yes, oh, oh, oh. Come on, come on, shorty, let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor and I know ya. Eccoli qua tutti gli stoccafissi messi ad essiccare, veramente tanti. Il traghetto per Bodo c'è alle 8.30 o domani alle 7. Sto valutando che cosa fare, se dormire qui nel mio bivacco o se andare già stasera. Però poi troverei troppo tardi il bivacco paraggi di Bodo, quindi forse mi conviene dormire qua, almeno so dove bivaccare. Ed eccolo qui, un altro camping wild allestito qui alle isole Lofoten in questo mio viaggio 2022. Ragazzi, sento i corpi che gracchiano. E qua dietro la montagna, eccoli là i corvi. Bene, non mi resta che riposarmi perché la strada sta veramente iniziando a picchiarmi forte e sono stanco, bisogna di dormire. Ciao a tutti, buongiorno, 5 del mattino, è appena suonata la sveglia, si parte, devo mettere a posto tutto veloce, si parte per Bodo, quindi ho tempo, sono le 5, fino alle 7 il traghetto parte, da qui fino a Bodo, quindi devo sbrigarmi, go! Deserto bellissimo, guardate che magia!
Ho male le mani, fa freddo, fa sempre freddo qua. Il ferry, eccolo là, il traghetto per Bodo. Prendo la targa. Anche nel 2020 mi hanno preso le targhe, ma non sono mai arrivato da pagare. Dai, che voglio salire. Good morning, sir. Good morning. I need your name. What is your name? Fabrizio. Thank you. You're welcome. Thank you. Andiamo su in cabina. Già partito, non si può andare sul ponte, penso. Ma quello fotte. Traghetto per Bodo, ci siamo quasi, c'è ancora un'ora, dura 3 ore. Una volta arrivato a Bodo andrò verso Stoccolma, quindi praticamente scenderò nel sud della Svezia e poi passerò da Malmö, Copenaghen, Danimarca, Germania, fino a tornare a casa. Che cosa cambia dal mio viaggio 2020? Nel 2020 dopo Bodo mi feci tutto il perimetro della costa norvegese, esattamente. Andai all'Atlantic Ocean Road, andrai al Preikestolen, poi passai da Oslo, entrai in Svezia e passai in Danimarca. Quest'anno ho meno tempo a disposizione, nel 2020 ero stato praticamente fuori un mese e quindi mi accontenterò di aver visitato le Lofoten dopo Capo Nord. Però comunque anche la Svezia ha un suo perché. Non l'ho mai visitata tutta, non ho mai attraversato la parte del circolo polare artico in Svezia, quindi è una bella occasione. Ma la faccia distrutta dal sonno, lo so. È abbastanza noioso stare 3 ore qui sul traghetto. Però la vista è sempre bella. Bene, lasciamo il porto qui a Bodo e si va verso la Svezia. Sono tutti vestiti a festa, bandierini della Norvegia ovunque, e quindi questa è la loro festa norvegese, vestiti proprio quei vestiti tipici norvegesi. Hanno tutti i vestiti tipici, ma noi ce ne andiamo in Svezia. Sei con la bandiera norvegese, tutte con la bandiera norvegese esposta, sono molto nazionalisti, molto bello questo aspetto norvegese, davvero. E sono contento di essere capitato qui proprio in occasione di questa festa, perché non l'avrei mai scoperto. L'ho preso anch'io, faccio il norvegese adesso. L'attacco adesso al baule dietro, faccio il norvegese. Eccola qui, Svezia. In mezzo a questa bella nevicata entriamo in Svezia. Bene. Go. Bellissimo questo lago, parzialmente ghiacciato, si vede proprio che comincia a sciogliersi il ghiaccio dopo un inverno rigidissimo. Qui gli inverni devono essere davvero davvero rigidi. E che fanno qua d'inverno, ragazzi? Bella la Volvo tipica da svedesone. Che fanno qua tutto l'inverno in questi paesini? Allora, ho visto 2 alci, guardate che belle alla mia sinistra, eccole. Quanto siete belle! Enormi! Ciao! Ciao! Eccolo qui, il mio bivacco Wald. Bivacco in Svezia allestito,
nel pieno della foresta svedese, appena sotto il circolo polare artico. Tenda, moto, là c'è la strada. Adesso vado a vedere qua intorno che cosa c'è. Qui c'è un po' di neve e qui c'è il bosco. Voglio vedere là dietro che cosa c'è. C'è un silenzio incredibile. Qui c'è una specie di palude, vedo che c'è tutto, c'è l'acqua. Spero di vedere qualche animale. Prima abbiamo incontrato le alci, che sono animali comunque abbastanza pericolosi, soprattutto la mamma col figlio. Sono territoriali, non hanno paura dell'uomo, quindi non bisogna avvicinarsi troppo. Che spettacolo. Solo io e la natura. E la mia moto, ovviamente, la pantera nera. Grande Africa Twin. Si torna al campo base, alla tenda, a fare la guardia. È buona, è una polpa di granchio, molto buona. Maggio, ecco dove siamo per la precisione, nel mezzo della Svezia, vedete? Proprio nel bel mezzo. È dormito molto bene anche qui, anche se siamo sotto il circolo polare artico, non viene notte. Ho sentito soltanto uccellini cinguettare, animali che vivono la loro vita, e io mi sono adattato benissimo con loro. Sono stato veramente bene. La natura non è mai schiva verso di noi, mai. E quindi si riparte verso sud. Ammetto che più vado a sud e più mi dispiace. Sono sincero, anche perché comunque questo clima freddo rispetto al nostro italiano mi piace molto. Io adoro il freddo, adoro il freddo. Nel bel mezzo della Svezia. Fa caldo adesso, 18 gradi e già patisco. Mi manca il nord, in più oggi ho i colpi di sonno. Ho parcheggiato la Fricona qui perché ho visto che c'è un fiume e voglio vedere se posso farci il bagno. Sono matto, ragazzi? Forse sì. Adesso farò il bagno. Bene, tutti i vestiti sono qui, non resta che entrare in acqua. Il bagno l'abbiamo fatto, possiamo riprendere la nostra strada verso sud. Qui c'è un po' il fondo sabbioso e io sono sempre carico come un asino, quindi ora salgo sulla panterona, deciso, e via. Pieno fatto, l'impressione adesso che mi manca il grande nord, mi manca la natura selvaggia, non mi piace questa civiltà, no. Cerchiamo un bivacco. Bivacco trovato. Lo vedete? Campeggio Wild a 300 km di distanza da Stoccolma, allestito. Sono veramente capo oggi. Sono le 5:23, ragazzi. Ho dormito bene. Qua fa notte, ve lo dico. Qua fa buio. Più a sud fa buio. Bene, si parte per Stoccolma. Go. DNMC. Vediamo, terzo tentativo per cambiare le gomme. Due mi hanno respinto, ora mi hanno mandato qui a pochi chilometri di distanza da Stoccolma. Primo era Uppsala, speriamo che me lo cambino oggi senza fare problemi. Stamattina stavo pensando alle mie gomme chiodate, Best Grip. Pensavo di tornare in Italia così, perché comunque vanno bene anche davvero sull'asfalto pulito. Poi, pensandoci meglio e parlando anche con Wiz via WhatsApp, ho capito che era illegale in certi stati, quindi mi sono messo in moto per cambiarle e ora ho trovato questo store. È il terzo tentativo che faccio, qui me le cambieranno. Uno store veramente grande a pochi chilometri da Stoccolma. Prima ho provato a cambiarle nella città di Uppsala, ma i primi due shop mi hanno negato il cambio gomme perché erano troppo pieni di lavoro. Però il secondo shop mi ha dato questo contatto, ha anche telefonato e mi hanno detto che qui me l'avrebbero cambiate, quindi adesso attendiamo che venga effettuato il cambio gomme per poi poter proseguire il viaggio. Allora, vediamola. Pannelle 65, kickstart, bellissimo.
Yeah! È partita, che figata! E intanto la mia moto è pronta. Eccola lì. Vado a prendere le gomme che me le porto a casa. Dai. Cambio gomme in Svezia, 200 euro. E sti cazzi. Cioè, bene, 200 euro per il cambio gomme. Pazzesco, qui sono fuori di mela. Ho deciso di riportarle a casa, le gomme. Anche se non credo che le riutilizzerò mai. Però le porterò a casa. Quindi si va. Le ho legate, spero bene, di fretta. E si riparte. Go. Sono fermato a far pranzo qui alla Coppa in Svezia e ho troppo caldo, veramente, io voglio fare viaggi solo invernali, basta. Sono le 17 e sta per piovere, ora ho impostato la direzione per la Germania per attraversare tutto senza prendere nessun traghetto, come ho già detto. Adesso siamo vicino a Nykoping, vedete? Ecco qui dove siamo, il puntino blu nella mappa. Quindi andrò giù verso Malmo, Copenaghen e poi verso la Germania, come ho fatto già nel 2020, così, perché non voglio prendere il traghetto. Sono le 21:21, eccolo qui, il mio bivacco Walder per questa notte. Ho un tetto sopra la testa, non male perché potrebbe piovere questa notte. Siamo a circa 200 km da Helsingborg, Svezia. Qui c'è la pantera nera, eccola qui. Ha mezzo tetto sopra la testa anche lei. La tenda è già allestita, vedete? C'è tutte le mie cose, stivali sotto il tavolo. E quindi non resta che andare a dormire. Domani si riprende il viaggio verso la Danimarca. Appunto non prenderò il ferry, ma percorrerò tutti i ponti. Go, buonanotte. Lo vedete questo? È il mio Dughi S98 in modalità col visore notturno. Praticamente potete vedere al buio completamente senza dover emettere nessuna luce frontale. Veramente figo. Cioè guardate, adesso metto davanti il mio iPhone e guardate che lo vede. Troppo figo. Il Dughi S98. Sto usando questi telefoni nei miei motoviaggi perché hanno una durata della batteria veramente superiore all'iPhone, poi sono impermeabili e quindi è molto importante per me avere un telefono che mi dà l'affidabilità di essere resistente, robusto. E mi è capitato nei motoviaggi di avere il telefono fuori uso senza batteria, e quindi avere un telefono di riserva così, e poi col sistema Android è veramente un valore aggiunto importante. Dughi S98, anche uno schermo sulla parte posteriore, molto robusto, bello. Ne ho due Dughi, e questo è il V10, che ha il dual SIM entrambi, quindi molto utili. Ciao, buongiorno, 7:18, vediamo che giorno è, il 20 maggio. Apriamo la tenda, c'è il sole fuori, vi dico solo questo. 1, 2, 3, go. E guardo il mondo da uno blow. La pantera nera. C'è il sole, questo è già un buon inizio. Bello fresco, ci prepariamo con calma e si va verso la Danimarca. Eccolo qui! Ponte Malmo verso Copenaghen. Denmark, let's go. Adesso si va sott'acqua, vedete il puntino blu, entriamo sott'acqua. Go Panterona. Stiamo raggiungendo il ponte che collega le isole danesi, quindi la città di Odense. Andiamo a pagare in cash. Bene. Vai Panterona! Ho allungato la strada parecchio, ma preferisco fare così. Ed ecco che siamo a metà.
poi supererò l'altra isola danese fino ad entrare in Germania e proseguirò per Kolding e dopo scenderò a sud verso Amburgo e poi verso Berlino, da lì verso Norimberga, Monaco e il Brennero. Mi riposo qua, preferisco, sono stanco, sembra un bel posto questo. Siamo in Germania, on the road, si dorme qualche ora qui in questa, in questo parcheggio di camion, la tenda è qui, lui c'è la moto, sta anche iniziando a piovere, vado a riposarmi qualche ora. Buongiorno, sono le 4:21, siamo qui in Germania, a nord della Germania, ma cavolo, ma questo camion tutta la notte, tutta la notte ha tenuto acceso il motore, porca miseria. Ho già messo a posto lo zaino, piegato il sacco a pelo, ho qui la giacca, si riparte, go, andiamo a trovare il mio amico Patrick di BMW Brixina che è a Bolzano, go. Ci siamo quasi, si torna a casa ma prima si passa a Bolzano, come ho detto prima, a salutare Patrick. Siamo in Italia, 21 maggio, dopo 9.070 km da Savona Nordkap. Siamo di nuovo in Italia con la mia Africa Twin Adventure Sport 2022, la Pantera Nera. BMW Auto Icaro a Bolzano, non ho fatto neanche in tempo ad arrivare che sono già seduto su una R18, ma prima devo consegnare l'adesivo ufficiale di Capo Nord, di Nordkap, al mio caro amico Patrick di BMW Brixen, perché un anno fa, il 21 maggio, ero proprio qui a Bressanone in concessionaria per i test ride di tutta la lineup BMW Motorrad, abbiamo iniziato proprio così con Patrick. Ciao Patrick, eccolo qua, te lo consegno ufficialmente. Fabri, bentornato e complimenti per la tua impresa, grazie mille, fantastico, è un onore. Grande Patrick, sei un amico. E adesso Patrick, vedete, è già pronto perché qui test ride a go go, via, go go. Si parte per un caffè Capo Nord con R18B, go. km, solo oggi percorsi 1217 km. Sono state due settimane intense, ho attraversato ben 10 nazioni: Austria, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca. Un viaggio che mi ha fatto crescere tantissimo come motoviaggiatore e anche come persona. È stato un viaggio duro perché l'ho vissuto solo in tenda, senza mai toccare strutture alberghiere, quindi non ho ancora visto un tetto da due settimane. La moto è stata la mia vera compagna, l'Africa Twin mi ha veramente aiutato in questo viaggio perché è stato un viaggio difficile sulla neve, sul vento, il freddo, l'acqua. Abbiamo sperimentato le gomme coi chiodi, quindi una nuova esperienza appunto che mi ha fatto crescere e mi sento pronto a continuare questi motoviaggi. E adesso si pensa all'Africa, da domani già si inizia a lavorare al progetto Africa. Qui siamo nella mia bellissima città e ringrazio Marco della 2M Sinistri, Honda Yanua e tutti quelli che mi hanno supportato con le donazioni PayPal, Smotard, veramente tutti, grazie di cuore a tutti voi che mi seguite e credete nei vostri sogni, come già detto spesso, fate della vostra vita un piccolo show. Per ora però adesso lo show è finito, ragazzi, ci vediamo al prossimo show, go!